Salve ragazze, allora andiamo con la nostra lezione, il nostro tutorial. Perdonatemi se parlo piano, ma a me mi sembra la follia. Cambiamo casa e mi sembra di sentire sempre rumori delle persone. Spero che sia uno starnuto, sinceramente, perché sento degli stranissimi rumori dal piano di sopra e tra l'altro c'è la TV molto alta. Speriamo che sia questo, anche perché sarebbe la follia non poter parlare dentro casa propria. Anche perché non è tardissimo. Allora, sentite, andiamo a vedere degli arcani maggiori, alcuni aspetti che vi permetteranno di capire se in alcune letture ci sono dinamiche convergenti, divergenti o contraddittorie. Mi fa piacere perché si continua a sentire questo stranissimo rumore. Non so se lo sentite voi, sembra veramente tipo uno starnuto stranissimo. Veramente sembra il rumore di un animale. Ma chi se ne frega, ci sentiranno lo stesso, fanno lezione con noi. Allora, iniziamo, carta a caso. Allora, guardate, perdonatemi, nella ripresa. Ricordatevi che il diavolo porta sempre contraddizione, dubbio, si insinua, è tentatore. Guardate le sue corna, a parte la forma ieratica, a parte la contraddizione tra il basso e l'alto. A parte la destra con la sinistra, ma poi anche i personaggi che compaiono, se vedete, per alcune cose convergono, quindi vanno verso anche uno scontro, ma allo stesso tempo sono in contraddizione, eppure tutti e due condannati alla stessa dinamica. Quindi, se vi dovesse venire fuori una carta del genere, sicuramente. Nella stesura c'è una profonda contraddizione interna apparentemente irrisolvibile, perché tra l'altro non c'è solo contraddizione tra i due personaggi, ma per ciascuno la contraddizione è anche in se stesso. Si converge verso lo stesso obiettivo, eppure ci si allontana per posizioni diverse. Questa contraddizione interna alla persona che magari vi ha posto la domanda potrebbe anche essere la motivazione della sua indecisione circa quale, che ne so, scelta compiere, per esempio. Quindi se vi viene una carta del genere, voi potete dire che la contraddizione è fondamentalmente interna, apparentemente irrisolvibile, che non dipende dal contesto esterno, ma da un chiarimento che il consultante deve, diciamo, raggiungere con se stesso. Andiamo avanti. Nel caso del carro troverete spesso le due sfingi andare nella direzione comune. In questo caso, vedete, sembrano divergere, cioè andare una a destra e una a sinistra. Se vi capita una carta così, dovete comunque far presente che se mente e cuore, pensiero e passioni, cioè gli aspetti contraddittori dentro di noi complementari, non convergono verso lo stesso obiettivo, l'obiettivo non verrà raggiunto, perché il carro non può andare in avanti se le ruote tendono ad aprirsi, cioè il carro tenderebbe a, diciamo, strapparsi. Quindi anche qui è necessario fare un lavoro, però questo lavoro potrebbe anche essere un lavoro esteriore, non solo interiore. Nelle azioni che si compiono ci sono degli atteggiamenti contraddittori, invece la carta del diavolo è nei pensieri che si hanno, nelle emozioni che si vivono. Altra cosa particolare, il consultante si deve prendere la responsabilità in prima persona di far sì che l'esterno converga verso l'obiettivo, perché questo personaggio notate che è sul carro e sembra un pochino, diciamo, fregarsene della situazione. Vedete pure la mano come sta. Andiamo avanti. Ok, nella carta della luna contrapposizione totale. Vedete? A parte che è proprio una carta speculare. Contrapposizione degli elementi che sono anche opposti, il bianco col nero. Chiusura totale delle parti in causa, le due torri. Anzi, una ha anche una piccola apertura in realtà, ma l'altra chiusura totale. Quindi se vi viene questa carta parlando di due persone, c'è contraddizione, c'è chiusura. Non solo, se noi volessimo interpretare la figura del gambero che tendenzialmente è portato a muoversi indietro come un elemento fondamentale che deve prendere decisione circa la possibilità di intraprendere questo cammino, ecco, sappiate che anche lui è una posizione di staticità, in questo caso, immobilità. Proprio è l'elemento più statico di questa carta.
La stessa luna, che in realtà è mutevole, vedete i vari spicchi, in questa carta si dà nella sua, diciamo, completezza, luna piena. Ora, carta della luna ci parla quindi dell'impossibilità di muoversi, a meno che non viene prima o dopo una carta che ci capovolge totalmente l'interpretazione o se la integra, non so, che so, una morte, taglionetto, o un bagatto, un nuovo inizio. Ho un matto, il matto dei tarocchi vicino alla luna po porta, diciamo, un movimento nell'immobilità della confusione, cioè è quella confusione che viene a rimescolare tutto, però genera movimento. Quindi di per sé questa carta è una carta di confusione e impossibilità di risolvere la confusione, anche perché ci sono delle chiusure troppo radicate. Ok, bene. Carta della temperanza. La temperanza, i piedi che divergono e che quindi non vanno in nessuna direzione, le mani invece che convergono e sono ciò che creano il movimento. Il problema è che convergere e divergere, due forze opposte ci bloccano l'immagine. Quindi tempo molto lungo dove nell'alternarsi delle posizioni delle anfore si ha solo la possibilità di comprendere meglio quello che sta accadendo, non di stravolgerlo in assoluto. Quindi è come se fosse un eterno presente che ci permette però, nel ripetere spesso la stessa azione, di comprenderla meglio. Vi do delle indicazioni diverse da quelle che abbiamo individuato di solito. Allora, beh, carta del sole, qua è quando le forze convergono. Convergono verso un obiettivo comune, non solo, in uno spazio ristretto. Quindi, quando c'è diciamo convergenza di intenti e anche un margine d'azione piccolo, diciamo che l'obiettivo dovrebbe essere raggiunto, non dico nell'immediato, ma abbastanza velocemente. Cosa particolare è che tra i due personaggi, se volete essere proprio pignoli, ce n'è uno che è particolarmente attratto dall'altro, almeno in questo mazzo di carte. Poi voi dovete guardare i particolari in ogni mazzo di carte. Quindi uno è più aperto in generale, come diciamo linguaggio del corpo. L'altro è più preso e quindi in parte è chiuso rispetto al resto del mondo. Invece questo personaggio è aperto alla situazione e eventuali altre situazioni, però tendenzialmente nel loro agire convergono l'uno verso l'altro. Beh, la ruota è una carta di tendenzialmente equilibrio. Immobilità, o movimento a seconda di ciò che segue. La ruota di per sé ci parla di ciclo, interpretata, diciamo, fuori contesto, è difficile poter capire senza associarla se è un ciclo che si apre o un ciclo che si chiude. Anche se va detta una cosa, affinché un ciclo si apra è necessario che se ne chiuda un altro. Però questo è quando c'è un cambiamento nella stessa situazione, tipo amore, si chiude un rapporto, se ne apre un altro. Però quando arriva un'incognita nuova, quindi non c'è un pregresso, è semplicemente un ciclo che si apre. Poi qui dovete essere bravi voi. L'imperatore è particolare, perché l'imperatore sembra sempre dare le spalle al futuro, sembra essere sempre in attesa di qualcuno che gli venga a restituire qualcosa di dovuto, e è in una posizione in cui tecnicamente, da un lato è immobile, dall'altro è pronto a compiere un passo per iniziare qualcosa. Però andando in questa direzione è come a dire, io mi fermo anche se vorrei tornare indietro a recuperare qualcosa in questo mazzetto. Carta della giustizia è una carta di equilibrio, anche questa si vede, che a volte diventa immobilità. Quando non ci sono elementi che sbilanciano i piatti, in realtà, se non si prende una risoluzione in maniera ferma e decisa, non ci si muove dalla situazione in cui ci si trova. Carta della forza è una carta in cui c'è la, come potremmo dire, la delicatezza che ha la meglio sulla forza, intesa come forza bruta. C'è la saggezza e l'amore che hanno la meglio sugli impulsi e sulle passioni. E c'è inoltre la consapevolezza che
che ha la meglio sugli istinti bassi. E c'è l'apertura che si contrappone alla chiusura. Tentativo di resistere con grande forza e la delicatezza che ha la meglio sulla forza. Ricordatevi che spesso quando viene questa carta ci vuole dire che un atteggiamento gentile, cordiale, amorevole può avere la meglio in una situazione dove ci sono anche energie negative in ballo. L'amore ha sempre la meglio sull'odio. Beh, carta delle stelle, si converge verso l'obiettivo comune. È una carta di resilienza, accogliere quello che accade perché è destinato. Ed è una carta molto positiva perché? Perché vuol dire che nell'adeguarsi al qui e ora, senza ribellarsi, senza fare il salmone che vuole andare bastian contrario in su, si sfrutta la forza e la direzione del ruscello e quindi poi alla fine si fa molta meno fatica. Bella appeso a una carta di mobilità, una carta di stasi, in questo caso l'equilibrio è un equilibrio precario, nonostante sia comunque un equilibrio immobile per il personaggio, ma non per i suoi averi, che in realtà fluiscono e scorrono via. Tanto più il personaggio è immobile, quanto più ciò che possiede si disperde velocemente. Ricordatevi questa cosa, perché non sempre viene detta, che nell'appeso immobile che non prende una decisione, ecco, adesso si contrappone la velocità con cui queste monete scorrono via, corrono via. L'imperatrice è un'altra carta di consapevolezza, ma di presa di posizione. L'imperatrice è audace, l'imperatrice ti guarda in volto, è tra le poche carte che ti guarda con fierezza. L'imperatrice non ha bisogno di agire, ma ti fa vedere anche se mai dovesse farlo, in che modo lo farebbe, con forza. L'imperatrice è un personaggio che dubbi non ha. L'imperatrice domina la luna. Domina l'incognita e l'imperatrice soprattutto è l'eterno qui e ora di tutto ciò che ha profondo valore nella nostra vita. Ci sono delle cose, anche potremmo dire per linea non di sangue, ma animica, ecco, che si sono profondamente radicate in noi e che sono forse ciò che determinano il nostro lignaggio animico. Ciascuno di noi, se voi cercate, ha un angelo che gli corrisponde, una sefira, un colore, una virtù. Ecco, quando viene fuori l'imperatrice, se volete proprio fare, non so, una lettura molto approfondita, cercando anche in base agli elementi della persona di cui state facendo il consulto, ecco, l'imperatrice ci chiama a ricordarci della nostra regalità, del nostro lato divino e quindi a ricercare quella che è la nostra, potremmo dire, genealogia spirituale, il nostro casato, e quello è dato ricostruendo da tutto ciò che ci compete. Vi ripeto, l'angelo, il colore, il numero, non lo so, poi ci sono pregi e difetti, perché ci sono anche le cose negative, però in questo caso ci appelliamo a quelle positive, anche perché sono il punto fisso dal quale muovere per evolvere e continuare a crescere, perché siamo sempre in cammino. Carta degli amanti. La carta degli amanti, contrapposizione, profonda chiusura e in realtà divergenza. Qui la scelta va fatta e la scelta è come per la carta del carro. È necessaria affinché non ci si dilaniarsi, no? Se si vogliono mantenere due strade contemporaneamente, soprattutto in amore, alla fine dandosi un po' qui e un po' lì, ci si strappa. Usiamo questa parola anche se è brutta. Questo personaggio non si muove, vedete, contrappone le mani in posizione opposta rispetto ai piedi. Piede destro va da una parte e la mano va dalla parte opposta. Quindi c'è anche una profonda, diciamo, un profondo dubbio interiore. Il dubbio è ciò che determina poi l'immobilità nell'azione. Sciogliere prima il dubbio per decidere dove andare. È una carta in cui però, se questo dubbio non viene sciolto, all'improvviso arriva un evento esterno che
o blocca tutto e ci inchioda in quella situazione e non si ha più tempo, e quindi si sono perse delle occasioni, o all'improvviso ci costringe ad un'unica scelta, quella necessaria, che non è detto che sia la migliore. Allora, il bello del bagatto è che puntando al qui e ora, in realtà, ok, si cerca di armonizzare l'esperienza del passato con le possibilità del futuro. L'esperienza del passato è il carburante, alchemicamente parlando, per la trasformazione che porterà verso le nuove possibilità del futuro. Come a dire che le esperienze del passato rappresentano tutta la strumentazione e la conoscenza di cui il bagatto, diciamo, dispone per poter iniziare qualcosa di nuovo. Il bagatto è personaggio che spesso non esercita la propria volontà, ma si fa tramite di una volontà molto più alta, che riesce a captare e che riesce a, diciamo, far scendere nelle cose terrene, nelle cose materiali. Se vi viene un bagatto che anche il mago vi parla di una persona che spesso non decide, ma si affida a entità superiori per prendere le proprie decisioni. Può essere un mago bianco, può essere un mago nero. Persona carismatica. Quindi è una persona che di solito si armonizza con il tutto. Poi dovete vedere, vi viene fuori la carta del Papa, vi viene fuori la carta del diavolo, capite anche in che direzione andranno le energie che va a muovere il bagatto. Ah, altra cosa, il bagatto è anche la carta dell'eterno ritorno, questo infinito che ci ripropone spesso la stessa situazione, la stessa prova, che va però ogni volta affrontata possibilmente a un livello di consapevolezza maggiore. La carta del giudizio. La carta del giudizio è una carta di totale mobilità e di attesa. Allo stesso tempo è la carta dell'azione inevitabile. Quando il giudizio chiama, non si può non rispondere. È il momento di uscire dai propri sepolcri. Quindi è una carta di rinascita. Però non si è ancora abbastanza forti da poter andare con le proprie gambe. D'altronde il bambino, anche quando nasce, non riesce subito a provvedere a sé. E quindi è la carta della speranza e dell'affidarsi a qualcosa di esterno, non materiale, ma spirituale e superiore, che in qualche modo ci farà capire cosa fare. Quindi anche la carta che chiama la possibilità di avere sincronicità, sogni premonitori, che so, incontri particolari. Eventi strani, segni dal cosmo, quando sentite il nome della persona a cui pensate, cioè quelle cose strane, i numeri che si ripetono. Papessa, la papessa proprio è fantastica perché la papessa è immobile e causa immobilità. Perché? La papessa è in mano delle chiavi. Le chiavi ci parlano di una porta che non si vede mai nella carta della papessa. La papessa non usa quelle chiavi, la porta non verrà mai aperta. Quindi c'è un qualcosa nel contesto che non verrà mai veramente affrontato. Perché? Perché la persona che dovrebbe farlo non lo fa. Questa è anche una cosa molto particolare. Ponete il caso che qualcuno vi chieda una interpretazione per un consulto d'amore e si chiede e vi chiede perché l'altra persona non agisce e non torna. È evidente che prima che l'altra persona possa tornare, bisognerebbe chiedersi innanzitutto se abbiamo chiuso noi tutti i canali di diciamo comunicazione, se abbiamo sbarrato noi le porte, se noi ci siamo chiusi dentro, se abbiamo eliminato la possibilità di accedere lì dove siamo. E soprattutto bisogna chiedersi se effettivamente la persona che fa la domanda vuole che quest'altro individuo torni. Perché la papessa in realtà è una persona che ha fatto una scelta per vocazione, una scelta di vita e si è da sola consacrata alla solitudine. Questo pure spesso non viene mai detto. Così anche il Papa, ma la papessa in modo particolare. In più la papessa è una persona che si è condannata a una solitudine senza esserne convinta. Ricordate sempre che quella mano in mezzo al libro sembra essere un segnalibro,
un qualcosa che ci dice che la storia non è finita, ma abbiamo voluto smettere noi di leggere. Cioè, noi potremmo sapere il finale della storia, ma non lo stiamo leggendo, non lo stiamo vivendo. Ci siamo isolati dal mondo. Quindi se qualcuno vi chiede di una stesura d'amore, dovete ricordare che in realtà forse sta mentendo a se stesso, il finale già ce l'ha, la soluzione già ce l'ha, ma non la vuole guardare. Il mondo, la carta dell'inizio di tutto e dell'attesa. Non si può venire fuori dall'uovo fino a che ciò che è dentro non è formato e non è formato al 100%. È la carta della dipendenza da qualcosa di più grande di noi che ci ama profondamente, delle benedizioni di tutto ciò che ci circonda, come se avessimo un cordone ombelicale, quindi una sorta di contatto diretto con il divino. È la carta di tutti gli inizi che vanno però nutriti e portati a compimento. La carta del mondo di per sé è un attimo prima della vittoria. Bisogna avere anche il coraggio di dedicarsi le attenzioni giuste quando viene fuori questa carta. Che vuol dire? Riconoscere innanzitutto il proprio posto nel proprio mondo e permettersi di ricevere tutto ciò che è necessario per poter realizzarsi come un bambino che sta nascendo nella pancia di una mamma. Ha bisogno di nutrimento, ha bisogno di ossigeno. Lui non lo potrebbe mai prendere da sé, lo deve ricevere. E lo deve ricevere da qualcosa che innanzitutto lo ama e che ama se stesso. Ponete il caso che una mamma si tratti male, mangi male, o fumi, o beva male, o beva cose che fanno male. Ecco, come può tutelarsi il bambino? Non può, può solo che subire. Di conseguenza, spesso, quando viene fuori la carta del mondo, vuole richiamare anche il consultante alla consapevolezza che per poter mettere in cantiere trasformazioni importanti nella propria vita è fondamentale non solo seminare il proprio semino, ma poi coltivarlo in un certo modo. Perché quel semino da solo non può provvedere a sé e bisogna innanzitutto, sì, scusatemi, essere per tutto ciò che noi andiamo a creare un genitore, che siano pensieri, che siano sentimenti, che siano azioni. Dobbiamo essere la benedizione, la protezione, il nutrimento. Beh, dobbiamo essere un po' i supervisori dei nostri figli. Tutto ciò che noi creiamo è un figlio. Il figlio non è solo un bambino in linea di sangue. Tutto ciò che viene fuori dalle nostre azioni e che consegue è figlio nostro e ne abbiamo la responsabilità. Soprattutto perché fino ad una certa età non può provvedere a se stesso. Allora cosa accade? Un po' il discorso karmico, no? Noi siamo responsabili delle nostre azioni così come i genitori, diciamo, rispondono in prima persona di ciò che fanno i figli minorenni. Vuol dire che fino a un certo lasso di tempo noi siamo i diretti interessati delle conseguenze di tutte le nostre azioni, che vengono seminate, curate, accresciute, ma vanno supervisionate. Ecco. Eremita. L'eremita è la carta dell'attesa. È la carta dell'attesa ed è una carta particolare. In questo mazzetto ricordate sempre, e questo anche sul Vangelo, fai in modo che la tua mano destra non sappia quello che fa la mano sinistra. Quindi anche la carta della, potremmo dire, saggezza ancora più illuminata di come dovrebbe essere la saggezza di solito. In questo caso a volte chi arriva a un livello di profondità di un certo spessore può far sì che le azioni che conseguono dal pensiero non siano per forza allineate con le azioni che conseguono dai sentimenti. Questi due aspetti possono essere tenuti distinti. Ecco perché a volte si possono compiere gesti suggeriti dalle passioni senza che queste passino per il filtro del pensiero e viceversa. Perché però? Cioè, non tutti sono eremiti, però
L'eremita, il saggio, il filosofo, il maestro, è come se avessero immagazzinato un'esperienza tale che non devono più, diciamo, far passare una decisione a setaccio sia della mente che delle passioni. Hanno già la risposta. Hanno registrato tutta una serie di comportamenti, che sono i comportamenti corretti da avere in determinate situazioni ed a metterli in atto subito. Ecco perché a volte la decisione, il comportamento, le parole di un maestro possono anche sembrare contraddittorie, perché in realtà apparentemente lo sono, ma hanno una motivazione profonda che magari non è comprensibile per tutti. Se viene fuori una carta del genere, fuori contesto, al di là del fatto di far luce sulle esperienze passate, c'è anche questo aspetto, che a volte si può avere a che fare con una persona che agisce in maniera per noi, ingiusta sul momento, ma che porterà degli effetti positivi nella nostra vita, perché ha una lungimiranza diversa dalla nostra. Vede di molto oltre. E quindi magari a parole può dire una cosa e nei fatti ne può fare un'altra. Noi cadiamo in contraddizione, invece quella persona comunque sta agendo in maniera corretta per il nostro bene. Una carta un po' particolare. Questo poi è anche un concetto un po' strambo, un po' astruso, che io però ho trovato sul libro. Oddio, può essere anche io l'abbia compreso male, però non so se sono riuscita a rendervi l'idea. Questa carta, a seconda anche dell'interpretazione che ne farete, della domanda che vi viene posta, può parlare anche di una persona che compare nella nostra vita, che ci dà fiducia, si capisce con una persona che ha esperienza, che è saggia, di cui a volte però non comprendiamo le decisioni, eppure è un incontro importante per la nostra evoluzione. Perché? Perché magari oggi ci bastona, per dire, perché domani però arriverà una consapevolezza profonda e ci avrà lasciato un grande dono spirituale. È un po' come quando, non so, ecco, si è piccoli e i genitori ci obbligano a comportarci in un certo modo che finché si è piccoli non si comprende e poi crescendo si capisce che era giusto fare in quel modo. Ecco, forse così è più semplice. Papa! Ah, il Papa a me piace tanto perché è una carta che ha lo sguardo che va oltre. Sembra, vedete, impersonale. Sembra andare al di là di loro. Il Papa è una carta di armonia e che porta a far convergere e far annullare risolvendo le opposizioni. E la cosa bella è che guardando oltre, il Papa va al di là delle contese umane, capisce quello che c'è dietro a livello profondo e quando perdona, perdona perché sa che le persone non sono del tutto colpevoli, ma c'è molto dietro anche a livello karmico che fa in modo che in quel momento ci sia quel tipo di contrapposizione e contraddizione. Quindi il Papa, quando perdona nel presente, è come se cercasse di riscattare anche tutto ciò che viene dal passato. Di conseguenza, quando andate a fare una lettura e vi capita il Papa, c'è anche questo, la volontà di perdonarsi a prescindere, cioè perdonarsi anche lì dove non si comprende la motivazione di questo perdono, anche lì dove ci sarebbero tutte le carte in regola per alimentare la discussione. Il matto, beh, il matto è una carta di fuga, ma una fuga senza direzione, una fuga da ogni luogo si potrebbe dire. Il matto sembra essere scacciato ovunque, soprattutto in questa carta. E soprattutto il matto ha, se voi guardate bene, il volto rivolto non proprio indietro, ma rivolto di lato. Il matto è come se volesse mostrarvi la sua indifferenza dinanzi ad eventi anche brutti. Il matto è come se volesse anche mostrarvi che in fondo tutto quello che vi accade non vi può fare nulla se non nell'apparenza. Tutte le sofferenze che vivete sono reali fino a quando voi date ad esse una dignità. Le riconoscete a queste ultime un valore. Altrimenti sono solamente accadimenti che non cambiano da tutti gli altri accadimenti della vostra vita. Semplicemente vi permettono di conoscervi meglio, perché contrapporvi
agli ostacoli, alle sofferenze, vi costringe a mettervi a nudo. Quantomeno vi risveglia dal torpore di quella quotidianità fatta di gestualità ripetitive che vi fanno confondere con il contesto. Quando viene fuori il matto, ripeto, qui non stiamo dando le interpretazioni quelle classiche, stiamo andando a vedere altre cose un po' diverse che potranno essere utili, come magari no, le lasciate con il tempo che trova. Il matto è contemporaneamente leggerezza e pesantezza. È contemporaneamente fuga e cammino. Il matto è un eremita che volta le spalle a tutto ciò che gli è accaduto, ma che viene rincorso, raggiunto e trattenuto nel mentre continua ad andare via. Quindi non so, una persona che vi chiede di un amore che ha finito male. Ecco, questa persona, per quanto possa allontanarsi, viene comunque trattenuta dal qualcosa che lui nega, lei nega. Rimane profondamente connessa a questo qualcosa fino a quando non lo risolve. Di questo qualcosa si porta dietro il fardello, cioè il peso di tutto ciò che è stato. Allo stesso tempo è come se lui non si ponesse minimamente problema, perché come testa il matto si sa, viene associato alla mancanza di cervello, alla leggerezza. Quindi sopporto il peso di quello che è stato, ma è come se non me ne rendessi neppure conto, continuo ad andare per la mia direzione nonostante mi stiano logorando, proprio mi stiano strappando di dosso tutto, anche i muscoli, anche la carne. Il matto può essere anche associato al narcisista, una persona che alla fine si fa del male da solo. E soprattutto, cosa molto strana, vedete questo coccodrillo di cui non si parla mai. Il matto è una maschera. Il matto vi mostra il sorriso mentre soffre, vi mostra la sofferenza mentre in realtà è indifferente. Il matto è il personaggio delle lacrime finte, delle lacrime di coccodrillo. Il matto è anche il personaggio che poi in fondo, quando tenta di essere se stesso, di mettersi a nudo, perché poi la vita che lo mette a nudo appare ridicolo invece che sincero. Quindi preferisce la maschera alla sincerità spesso. Preferisce essere lo scemo del villaggio che non la persona saggia, ma scacciata. Perché spesso si sa, nessun profeta, lo è in patria. Carta della morte. La carta della morte spazza via del passato tutto ciò che non ha più motivo di essere, allo stesso tempo fissa il presente. Non accenna ancora al futuro, ma semina nel presente. Quindi, carta della morte, sì, morte, rinascita, chiusura, apertura, evento inevitabile, arrivare all'osso, all'essenza, alla sostanza di una situazione. Però è anche il ghigno, il sorriso dinanzi all'inevitabilità delle cose della vita, e allo stesso tempo ci ricorda che fondamentalmente quello che noi lasciamo è tutto ciò che ha a che fare con l'aspetto umano e materiale dell'esistere: i pensieri, le preoccupazioni, i ruoli, le posizioni sociali, e poi ciò che ci ha permesso di essere in questa dimensione: i piedi, che ci permettono di muovere e quindi di muoverci, quindi tutte le imprese compiute, e le mani, tutti i gesti e tutte le cose create. Cos'è che rimane alla fine? L'essenza. La torre. Ah, la torre è la carta del fare chiarezza. O meglio, non è del fare chiarezza, è la chiarezza che si impone e che fa saltare tutte le sovrastrutture. La torre è una carta in realtà di profonda staticità, ma di improvviso cambiamento. Quindi è una carta un po' terremoto. Cioè, a volte la torre può anche veramente, a seconda delle domande che si fanno, parlare di un terremoto figurato o reale. Un qualcosa che ci fa perdere l'equilibrio, perché abbiamo costruito in maniera sbilanciata.
in questo caso troppo nella materia, poco nello spirito, troppo all'esterno, poco in profondità. E soprattutto a quell'evento improvviso che non guarda in faccia nessuno e fa cadere re quanto persone normali. Cioè, nella vita, qualunque sia la posizione che ricopriamo, qualunque sia il livello di consapevolezza, qualunque sia la ricchezza, il benessere o non di un individuo, ci sono degli eventi improvvisi che fanno capovolgere tutto. Non solo fanno capovolgere tutto, ma ci costringono a tornare con i piedi per terra, iniziando però dalla testa, dalle idee, dal nostro punto di vista rispetto al mondo, a tutto ciò che ci circonda. È anche la carta del dover necessariamente prendere responsabilità delle conseguenze. Perché? Perché nella carta della torre, se non si ha l'immediatezza, vedete, di parare il colpo, si resta schiacciati dal colpo stesso. Quindi è la carta che invita, prima ancora che l'evento si dia, ad essere previdenti, ad avere un piano B. Quindi vi esce una carta della torre e state parlando magari, che ne so, di una relazione clandestina. Questa persona vuole chiudere con l'amante. Faccio un esempio stupido, uno dei tanti. Perfetto, sicuramente avrà già pensato alle conseguenze. Questa carta ci dice che le conseguenze potrebbero andare in maniera completamente opposta ed è quindi intelligente e lungimirante pensare già prima ad un eventuale secondo piano. Bene, alcune strambe indicazioni molto particolari che però potranno essere utili a volte in alcuni consulti. La carta della torre comunque, ed è una cosa interessante da considerare, è anche la carta dell'illuminazione. Perché? Perché poi alla fine l'illuminazione e quindi la consapevolezza spirituale, diciamo che come prima reazione porta a fuggire tutto ciò che è materiale. Non so, un San Francesco che si spoglia degli abiti e degli averi. E poi è un qualcosa che arriva all'improvviso, a volte l'illuminazione è una vocazione. La torre è anche la carta della vocazione. Se vi chiedono di qualcuno che sceglie di fare la suora o il prete, per esempio, il sacerdote. È anche la carta della follia, all'improvviso, qualcosa che cambia. È la persona che perde il senno oppure sembra stramba. La carta delle persone che cambiano vita. Era ricchissimo e l'hanno trovato a fare il barbone. È la carta dell'inconveniente imprevedibile che cambia però radicalmente tutto. Va bene, fanciulle, vi ho annoiato troppo stasera. Un bacio.